Birucca inaugura il 2017 così come aveva concluso il 2016, ovvero con una vittoria. Ma quella di domenica non era una partita come le altre, rappresentava il crocevia dell'intera stagione. Una vittoria avrebbe significato poter competere per il successo del campionato e la promozione. Una sconfitta probabilmente avrebbe condannato Capitan a tappo e compagni ad un campionato dignitoso ma da media classifica. La risposta dei biancorossi è stata chiara ed evidente. Lucca vuole vincere. Gli uomini di mister Giovannico hanno disputato una gara quasi perfetta, difendendo in maniera ordinata e creando grosse difficoltà agli ospiti della polisportiva Le Sieci in fase d'attacco. L'unico neo, casomai, è non aver chiuso l'incontro quando ce n'era la possibilità, rischiando anche una clamorosa beffa nel finale. Grazie a questo successo, Lucca continua la propria rincorsa alla vetta. Adesso la classifica dice San Vincenzo 39, Firenze 31, Lucca 30. E domenica prossima la formazione lucchese sarà ospite proprio della capolista in uno scontro che si preannuncia da cuori forti. I lucchesi però sono pronti alla sfida. La squadra, dopo un inizio di stagione non semplice, caratterizzato da qualche sconfitta di troppo, sembra aver trovato una propria identità nonostante gli infortuni che puntualmente la falcidiano. I giocatori visti in campo non solo hanno retto bene l'impatto contro una delle formazioni più solide del torneo, ma sembrano anche avere notevoli margini di miglioramento. Se i ragazzi di Giovannico manterranno questa intensità, potranno togliersi delle belle soddisfazioni a fine stagione. Infine, il titolo di Man of the Match se l'ha giudicato Edoardo Serafini, che ha segnato una meta ed è risultato decisivo sia in attacco che in difesa.